Prima corsa istituzionale sulla nuova linea 3 della tranvia fiorentina, quella che collega la stazione di Santa Maria Novella con l'ospedale di Careggi, attualmente in fase di collaudo. A bordo la commissaria europea per la politica regionale Corina Crezzu, il presidente della regione Enrico Rossi, con l'assessore alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, il sindaco Dario Nardella e l'assessore comunale al traffico Stefano Giorgetti. L'Unione Europea ha sostenuto finora la costruzione delle tranvie fiorentine con 26 milioni di euro del programma operativo regionale e, visti i risultati dell'investimento, sta valutando di stanziarne altri. And we already discussed that another 40 will be available, 40 million euro. Stiamo già discutendo di un nuovo stanziamento di 40 milioni di euro per completare il progetto, confidando nella collaborazione tra l'Unione Europea, la Regione e il Comune per accelerare l'implementazione di questo progetto. Try to speed up the implementation of the project. Con i rapporti che noi abbiamo tenuto con l'Unione Europea si è riusciti a prorogare per la rendicontazione per il 2019 ed è un più grande intervento di risanamento della qualità dell'aria, della vivibilità dell'area metropolitana e della città di Firenze, con impatti che saranno davvero importantissimi anche in termini di risparmio di emissioni di CO2 e di polveri che sono quelle che ci preoccupano anche per la salute dei cittadini. Non ci dobbiamo fermare qui, è già in programmazione e in progettazione l'estensione delle linee per arrivare anche a Sesto, per arrivare a Campi, per guardare al sud-est della città. La nuova linea 3 della tranvia entrerà in funzione a fine giugno, mentre la linea 2 entro l'autunno, secondo l'ultimo cronoprogramma predisposto dal Comune. Le ditte ci hanno confermato le date, stanno lavorando intensamente, hanno affrontato anche inconvenienti come quelli della scorsa settimana e quindi dobbiamo avere fiducia nel ritmo di lavori delle ditte e soprattutto dobbiamo controllare, come abbiamo fatto finora con grande attenzione, che i tempi siano rispettati anche in questo ultimo miglio.